Liberare i campi rom, ma poi dove li porta? Ha visto che se sono italiani gli spetta una casa, nei quartieri non li vogliono. Guardi, e lei tra l'altro un po' sostiene chi... Il 90% dei rom in Italia vive tranquillamente come lei e come me in una casa, manda i figli a scuola, paga le tasse, non ci hanno scritto rom sulla fronte Floris o Salvini, ma sono persone normali che vivono da persone normali. Ce ne sono circa 20.000 reduci che vogliono campare alle spalle del prossimo nei campi pagati di luce, acqua, gas. Lei dove li mette? No, questi, se sono italiani, pagano una casa come pagano una casa tutti gli altri italiani al mondo, altrimenti tornano a casa. Sì, perché io di mantenere gente che educa i figli al furto sono stufo. Io sono stufo di mantenere un esercito di persone che educa i figli al furto e che campa a scrocco alle spalle del prossimo. Ci sono rom nelle case popolari, ministro, mi perdoni. Ci sono rom nei condomini, nelle case popolari, ci sono rom ministro. Musicisti, cantanti, ballerini, calciatori, operai, ministro, di tutto. Lei, questa è la fase dell'intenzione, dice non mi va. E uno dice, ma l'abbiamo già fatto, bella idea. Tanti comuni li hanno chiusi i campi rom. Li hanno chiusi. Ma rimangono in giro, poi se vanno nelle case di Torre Maura, non li vogliono, e lei strizza pure l'occhio, fanno bene a non volerli. No, fanno bene a pretendere il rispetto delle regole. Tanti sindaci quella, in silenzio... La regola li voleva dentro, scusi, quella casa. Tanti sindaci in silenzio, i campi rom li hanno chiusi. A chi ha diritto è stata data la casa, la scuola, il lavoro. A chi non ha diritto e è stata altri? Data una pacca sulla spalla. Vabbè, beh, gli altri. Dove ci sono 5 milioni di italiani poveri, devo dare la casa ai rom. Ma adesso dove mi permetta, mette? Io prima se mi occuperò dei 5 milioni di italiani poveri. Se sono rom italiani li aiuto come gli altri. Ma lei è sempre nella fase delle intenzioni, le direbbe un osservatore esterno. Ma l'hanno fatto i sindaci della Lega, l'hanno fatto. Dove li hanno portati? Non è che ha la bacchetta magica. Gli apolidi. Chi aveva diritto? Chi non aveva voglia? No, gli apolidi. E non è che stai in Italia da apolide. Certo che si sta in Italia da apolide. Cos'è lavori? Mi scusi, lei ha un lavoro, sì. Io ho un lavoro, sì. Chi è in studio qua ha un lavoro, ha una chi pensione. Chi non ha lavoro esce dall'Italia. No. Che significa? No, però te lo cerchi un lavoro, ti cerchi una casa. Ho capito, ma se non se lo cercano, se non si cerca la casa, lo devo mantenere io. No, continua a sgombrarli. Se uno non c'ha voglia di lavorare, lo devo mantenere io. Ma lei lo sa che qua siamo sulla Tiburtina, quando hanno sgombrato uno, stava a 200 metri, poi si sono riassemblati. E questo quando lei era intervenuto. Ci vuole pazienza. Rispetto a 200 metri, 200 metri. No, ma le dico, il problema non è Roma. Io mi occupo di sicurezza. Ieri le faccio un esempio di vita reale, perché sentivo che Travaglio fantasticava, poi quell'altro signore del PD a cui sto simpatico, per cui sono pericoloso, fascista, cattivo, eccetera, eccetera. Ieri hanno beccato in zona Tiburtina un pregiudicato con un etto di cocaina nello zainetto. L'hanno messo in galera? No. L'hanno mandato agli arresti domiciliari da mamma e papà. Ora, io mi metto nei panni con il poliziotto e il carabinieri che hanno beccato questo qua con un etto di cocaina in una periferia romana. Noi abbiamo proposto una legge per aumentare le pene per gli spacciatori di droga. Queste sono le soluzioni che io, da ministro dell'interno, vorrei offrire agli italiani. Ma io le chiedo, però, dove mette svuotare, i rom? Lei mi risponde svuotare... che vuole mettere in galera chi spaccia cocaina, è diverso. Sì. Ma no, io le sto chiedendo, una volta che lei ha sgombrato un campo... Lei sa quando la polizia visita i campi rom, quanta droga, quanto oro, quanto argento, quanti gioielli, quanti orologi e quante armi trovano a casa di queste povere persone disoccupate nella fase con 18 figli a testa? Io questi campi li vado a chiudere e in tante mette? Città, ma ancora. Ma mi scusi, quello è il problema. La prossima volta le do il nome di un sindaco che non è la Raggi, che ha chiuso i campi rom. Ministro, a chi aveva diritto ha dato la casa, gli altri tanti saluti. Tanti saluti. Saluti. Pubblicità.